Praterie sottomarine ripulite dai rifiuti, la valorizzazione naturalistica dei luoghi, la cura e la protezione di specie animali. Sono queste alcune delle emergenze individuate dal WWF Italia che ha risposto all'invito della Regione Calabria a tutelare i siti di interesse comunitario rientranti nella rete Natura 2000, da qui la realizzazione di alcuni progetti finanziati nell'ambito del POR 2014-2020. Un rapporto sulle quattro attività finanziate tramite la Regione Calabria che il WWF ha svolto per rimuovere rifiuti tantissimi, incredibili, da zone naturalistiche tutelate a livello comunitario e per il monitoraggio di alcuni siti di tartarughe. Poi abbiamo voluto inserire in questa giornata anche l'ipotesi di una proposta di legge, sappiamo perfettamente che siamo a fine legislatura, che vuole mirare alla tutela della foce del fiume Mesima a nord del porto di Gioia Tauro, quale elemento di compensazione naturalistica rispetto a un'area che si è infrastrutturata oltre ogni misura e necessita appunto di un meccanismo di equilibrio. Sì, io credo che oggi sia stata una giornata importante non solo perché il WWF ha avuto modo di esporre quali sono i risultati dei finanziamenti ottenuti, ma soprattutto perché ha evidenziato la straordinarietà del nostro territorio. È stato evidenziato anche la fragilità dello stesso, nel senso che nonostante queste misure che noi abbiamo realizzato in questi anni, comunque oggi ancora ci sono grossi problemi, lo abbiamo visto sia per quanto riguarda l'Angitola, sia per quanto riguarda Saline, i fondali di Vibo, di Pizzo, con il recupero di tutto quello che era possibile per quanto riguarda gli habitat naturali, però anche con un grande recupero di rifiuti in mare.